5 anni fa si parlava della rivoluzione, i siciliani diedero seguito a questa rivoluzione, oggi invece vince il centrodestra, Musumeci arriva alla presidenza e sicuramente è un cambiamento. Da che cosa parte questo cambiamento? Ma sicuramente la vittoria di Musumeci segna intanto uno stop al partito della protesta pura e quindi del disfattismo istituzionale, e poi segna anche naturalmente un'assoluta bocciatura del governo Crocetta. I risultati sono molto chiari da questo punto di vista. La fiducia nel centrodestra sarà ripagata sicuramente con un'azione di governo decisa e razionale, e quindi io credo che per la Sicilia si apre uno spiraglio di recupero di una situazione economica disastrosa in cui in questo momento purtroppo soffre. Senatore, lo ha sentito Berlusconi? No, oggi no, l'ho sentito nei giorni scorsi molto spesso. Io sono convinto che la sua presenza in Sicilia sia stata determinante anche per il nostro partito, che sta andando molto bene, poi vedremo i dati finali. Prendiamo moltissimi voti di lista anche in provincia di Trapani. Quindi, mentre molti partiti prendono solo i voti delle preferenze dei candidati, noi abbiamo anche un importante risultato di voti di lista, e questo ci naturalmente conforta del fatto che siamo il perno di una coalizione che, ripeto, adesso si deve mettere al lavoro per risollevare la Sicilia e questa provincia di Trapani dallo stato di abbandono in cui è stata relegata negli ultimi 5 anni. L'esito di queste regionali che ripercussioni potrebbero avere a livello nazionale? Come verrà interpretato questo dato a Roma? Ma sicuramente positivamente, c'è un effetto di spinta sul risultato delle nazionali che sono già programmate per i primi di marzo dell'anno prossimo, e quindi, come tutti sappiamo, il tempo di approvare entro fine anno la legge di stabilità, e poi il Presidente della Repubblica scioglierà le Camere. Naturalmente con il risultato della Sicilia noi ci sentiamo assolutamente incoraggiati a continuare in un programma di vittorie elettorali che poi si devono completare in questa provincia con le prossime amministrative.